Reggio Calabria rappresentano un elemento paesaggistico unico e delimitano la struttura comunale da nord a sud e da est a ovest. A fiumara of Florence is a word by which you can define very short streams. Le fiumare della Calabria, inserite all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte, sono anch'esse una risorsa paesaggistica e ambientale del nostro territorio calabrese. In particolare il nostro studio ha riguardato le fiumare di Reggio Calabria che partono dall'Aspromonte e sfociano nel Mar Tirreno. Le più importanti sono la fiumara di Catona, quella di Gallico, la fiumara Annunziata, Calopinace Sant'Agata e la fiumara di Valanidi. La caratteristica unica delle fiumare è quella di non avere talvolta più di una sorgente. Verso la foce il corso d'acqua scorre in ampi letti ghiaiosi che possono raggiungere i 4 km di ampiezza. Molte fiumare fanno parte del Parco Nazionale dell'Aspromonte che costituisce un ecosistema unico in Europa. Siamo all'archivio di Stato dove abbiamo potuto vedere molti documenti sulle fiumare e abbiamo anche visto che molti viaggiatori dell'Ottocento, come ad esempio Edward Lee, hanno spiegato le caratteristiche del nostro territorio e anche delle nostre fiumare. As we proceeded up the stream, the rocks began to close in nearer and nearer, till above the high cliffed gorge, the towering forms of Aspromonte seemed to shut out the sky. The sentiment of mystery and of these scenes and solitudes, the deep, deep solitudes of those mountains are such as neither pen nor pencil can describe. Anticamente nelle parti più alte delle fiumare esisteva un sistema di motte ed erano delle fortificazioni per controllare il passaggio dallo stretto di Messina. Si è costruito anche un sistema di viario per attraversare le fiumare e per penetrare all'interno del territorio. Nel corso del tempo le fiumare hanno mutato il loro letto e la loro portata d'acqua che era sempre maggiore a quella di oggi. E si è costruito anche un sistema rurale che consisteva in degli edifici e nella coltura del gelso, attorno al 1050, che caratterizza l'economia di Reggio Calabria. Subito diverse modificazioni, addirittura è stato deviato il corso della fiumara del Calopinace. Ieri il torrente dell'Annunziata era comunque il ponte, oggi è stato ricoperto da strade. Lungo i corsi d'acqua è possibile incontrare la salamandra apprezzata e la salamandrina dagli occhiali, nelle pozze l'ululone dal ventre giallo e il tritone italico. Le piante tipiche delle fiumare sono tamerici, ginestro, le alghe e altre piante della macchia mediterranea. Nel passato alcune fiumare erano navigabili, come come cittadini attivi, cosa possiamo fare per difendere le nostre fiumare? Logo. Questi sono i bozzetti che rappresenta le fiumare perché pensiamo che questi corsi d'acqua siano una ricchezza unica del nostro paesaggio. Non vanno coperte o abbandonate, ma al contrario occorre svelarle e il logo che abbiamo realizzato serve proprio a indicarne la presenza. Oltre al sole e all'acqua abbiamo creato uno skyline della città.